La denuncia arriva dal segretario della Lega in Romagna, Jacopo Morrone, che su Facebook condivide la foto del cartello collocato davanti il municipio di Massa Lombarda. E dice, commenta così questa foto condivisa, dice un atto di puro odio e di discriminazione politica che la dice lunga sul livello di intolleranza raggiunto dai vertici dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Ma questa volta l'Associazione Nazionale Partigiani a chi paragona Salvini? Lo paragona direttamente a Benito Mussolini. Dove si trova Massa Lombarda è un comune in provincia di Ravenna, dove l'associazione dei partigiani locale ha pensato bene di posizionare un bel cartello proprio di fronte al municipio. Nel manifesto il vicepremier viene nuovamente accomunato al Duce, stavolta grazie ad una sua ben precisa affermazione che non è affatto piaciuta a chi non ancora dice di temere il ritorno del fascismo. Si vede una foto di Mussolini rotonda con scritto a destra, tra virgolette, chiediamo i pieni poteri. Mentre sotto si vede una foto rotonda di Matteo Salvini con scritto 8 agosto 2019, chiedo i pieni poteri, facendo allusione che sono esattamente due persone uguali che hanno chiesto la stessa cosa all'inizio del fascismo negli anni 20, e secondo l'Associazione Nazionale Partigiani, qua sta nascendo un nuovo fascismo, con Salvini uguale a Mussolini che chiede i pieni poteri. Ma in che senso Salvini aveva chiesto i pieni poteri? Lui voleva andare, voleva, stiamo parlando al passato, perché non si sa più cosa succederà tra meno di 48 ore con Conte che parlerà il 20, forse rassegnerà le dimissioni, forse cadrà il governo, anche se Salvini ha fatto retromarcia, probabilmente la frittata, come dice Di Maio, è fatta. Ma perché Salvini diceva chiedo pieni poteri? Perché lui voleva andare alle elezioni con un solo partito, senza fare accordi preelettorali, senza fare nessuna alleanza, quindi voleva presentarsi alle elezioni, come dicevo, da solo e cercare di arrivare al governo solo, con un unico partito, senza nessuna alleanza. E la Meloni gli aveva detto: Mandovai, nessuno ci è mai riuscito, neanche la Democrazia Cristiana. Avrai bisogno di me e di altri alleati. Ma lui, con i sondaggi di questa settimana, avrebbe già praticamente quasi, mancherebbero pochi seggi, la metà dei voti. Più che la metà dei voti, avrebbe già la metà dei seggi in Parlamento e al Senato. Quindi basterebbe incrementare di poco i suoi sostenitori, quelli che lo voterebbero, che potrebbe avere praticamente una maggioranza lui assoluta con un solo partito in Parlamento e in Senato, appunto cosa mai riuscita. Ed è per questo che lui diceva: chiedo pieni poteri agli italiani, in modo che andando al governo da solo non deve spartire, non deve chiedere a nessuno, senza il teatro che è successo quest'anno con il Movimento 5 Stelle, dove ogni cosa bisogna chiedere, come diceva Di Maio, devo sempre chiedere a quell'altro, no? In maniera abbastanza dispregiativa e offensiva. Quindi un potere diviso in due, tre, mettendoci i conti, i ministri, un potere suddiviso in tante parti, lui dice: datemi pieni poteri che vado a governare da solo. Questo era il senso, non c'era dietro nessun fascismo, nessun ideologia dittatoriale, nessuna prospettiva di instaurare un regime antidemocratico in Italia. Ma i partigiani, ricordando una di queste frasi storiche di Mussolini, datemi pieni poteri, hanno subito accomunato la figura di Salvini a Benito Mussolini, il duce d'Italia degli anni 20, e subito si sono scatenati con il ritorno del ventennio. Ma questo l'avevano fatto anche con Berlusconi, ma non vi ricordate? Su Google che c'erano le foto, la foto divisa in due, da una parte Mussolini e dall'altra parte Berlusconi. Ma non vi ricordate che in molti comizi di Berlusconi cantavano Silvio, 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 e c'erano sempre dei gruppi di persone che cantavano Duce, Duce, Duce? Io me lo ricordo perfettamente. Quindi in Italia c'è questa abitudine non simpatica che se va al governo un uomo di centrodestra deve essere per forza un altro duce, deve essere per forza un altro ventennio, deve essere per forza il ritorno al fascismo. Gli italiani di centro-sinistra, sinistra e partigiani, per
per tanti anni ormai hanno giocato a questa cosa, è ritornato il Duce, il fascismo, tutti giochi che poi non portano assolutamente a niente. Ma il leghista, dopo aver pubblicato la foto fatta da lui di questo cartello davanti proprio all'entrata del comune, dice: questa è l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Massa Lombarda Ravenna. Che tristezza infinita. Spero in una svista del sindaco, che contatterò immediatamente per far rimuovere questa plancia posizionata tuttora di fronte all'ingresso del comune. È il messaggio indignato del politico, appunto, leghista. Chissà se il sindaco l'ha visto o non l'ha visto, ha fatto finta di niente, chi lo sa. E poi aggiunge il leghista Jacopo Morrone, dice: utilizzare le obsolete armi della demonizzazione, della delegittimazione, perfino della deumanizzazione per abbattere l'avversario politico fa emergere l'evidente fil rouge che collega certi ambienti politici alle tecniche utilizzate dai regimi dittatoriali, in primis quello di sovietica memoria. Disinformazione, travisamento di frasi estrapolate da contesti diversi per dimostrare teorie farlocche prive di fondamento, ma funzionali all'obiettivo di negare agli avversari politici, in questo caso il leader della Lega, il diritto a partecipare al governo di una nazione trasformandoli in nemici totali per un'inventata incompatibilità con valori repubblicani. Credo che sia giusto il momento di mettere la parola fine a questa deriva di travisamento dei fatti della storia, se necessario anche attraverso le vie giudiziarie. Ma cosa risponde l'ANPI, l'Associazione Partigiani? Dice: Massa Lombarda è una città che si distingue per antifascismo. L'ANPI messese ha preso due frasi dette davvero. Siamo una democrazia parlamentare a sovranità popolare e il diritto di espressione non deve mai essere negato, spiega infatti Ivano Artioli, presidente di ANPI Ravenna, che ha ricevuto anche la solidarietà del segretario PD di Ravenna, Alessandro Barattoni. Sulla solidarietà del PD non c'era alcun dubbio. Sulla libertà di parola e di espressione sì, quando non si va ad insultare altre persone o quando non si va a sconfinare nella libertà di espressione o nella libertà personale di altre persone. Quindi libertà di espressione sempre e comunque fino a quando non si offende o non si insultano altre persone. Ma giustamente, come dice il leghista romagnolo, il cercare di tappare la bocca agli avversari politici, trasformandoli da avversari in nemici, cercando di denigrarli, di delegittimarli, di estrapolare appunto frasi da un contesto per costruire teorie farlocche, è assolutamente corretto. La dialettica politica deve essere fatta di confronto e non di odio, di insulti. La sinistra, il centro-sinistra, i partigiani dicono che Salvini semina odio, ma io realmente questa semina di odio la vedo da altre parti. Ha ricevuto quest'uomo minacce di morte più di 200, intimidazioni, insulti di tutti i tipi. Proprio ieri una ex del PD ha fatto una bambola voodoo dove mettere gli spilli. Nel senso, se ne sono sentite di minacce, di cose brutte, di tutti i colori, non degni di una democrazia, ma degni veramente di uno squadrismo fascista. Attenzione a non dire agli altri tu sei fascista quando chi lo dice è proprio lui il fascista. Attenzione, rimanete nella democrazia, nei termini della democrazia, non ci si comporta in questo modo. Che significa un cartello? Allora anch'io dico una frase qualunque e mi vengono a dire quella l'ha detta Mussolini, quella l'ha detta Stalin. Ma una persona può sapere tutte le frasi che ha detto un dittatore del passato? Capite che non ha senso? Che poi Salvini lo abbia fatto apposta, che abbia visto questa frase in qualche documentario e abbia voluto farla sua, questo non lo potremo sapere mai. Questo lo sa solo Salvini, nella sua mente. Però noi dobbiamo avere la presunzione di innocenza, nel senso che uno dice una parola, quella l'ha detta anche Gramsci nel 1900, ma che vuol dire? Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video buona giornata e vediamo cosa succederà comunque tra qualche giorno con la probabile caduta del governo.